siciliano. A 22 anni, Piero Mingoia, nato in Gran Bretagna da una famiglia di immigrati, è uno promesso il pallone nel regno di Sua Maestà. Nato ad Anfield, è approdato nel giro che conta 13 anni attraverso le giovanili del Watford. Società dove è cresciuto fino a conquistare la prima squadra in Serie B e dove è entrato nelle grazie di Gianfranco Zola, suo allenatore. Piero ha le idee chiare su chi siano i giocatori che lo ispirano. Un giocatore non c'è uno particolare. I giocatori bassini come Messi, Insigne, Schneider, quelli, perché io sono un piccoletto e devo giocare con l'intelligenza. Qual è la squadra, il tuo sogno, dove vorresti andare a giocare? Un sogno è solo il Milan, però. Ah, Milan. Lo so che sarà molto molto difficile. E l'Inghilterra invece? In Inghilterra, il Manchester United. È una squadra grandissima. Perché secondo te l'Inghilterra, quando proprio parlavamo di questo, perché l'Inghilterra ultimamente invece, da George Best in poi, non ci sono più grandi campioni che sono riusciti a portare l'Inghilterra anche alla fine dei mondiali? Non lo so, un motivo particolare non c'è, però io penso che la Premier League è diventata così grande che i giocatori quando arrivano ai mondiali europei sono stanchissimi. L'altro ieri sulla Gazzetta ho letto che i giocatori inglesi hanno giocato 1900 minuti in più di quelli italiani. E quello a giugno nel caldo nel Brasile fa la differenza. E quando tu giochi, giochi molto più all'italiana oppure all'inglese? Se c'è un modo di giocare italiano e un modo di inglese? Un mix. Ovviamente, come ho detto, provo a giocare con l'intelligenza, però per giocare in Inghilterra devi abituare ad andare sempre a 100 all'ora, perché loro sono velocissimi. Suo tifoso numero uno, manca a dirlo, papà Calogero, imprenditore di Mussomeli, negli anni 70 trasferitosi in Inghilterra. Ho capito che avevo un talento che fino a 6-7 anni veramente non l'avevo mai visto giocare. Poi siamo andati a vederlo in una partitella del quartiere, della scuola, e ho visto che giocava bene. Da lì poi è partito tutto, ha giocato 5 anni nella squadra del paese e lì lo abitiamo ad Anfield. Poi a 13 anni l'hanno venuto a vedere gli osservatori del Watford e l'hanno preso. L'hanno preso per un provino di 6 settimane. 6 settimane, dopo 6 settimane gli hanno dato un contratto di un anno e da lì poi è partita tutta la trafila fino al professionismo. Va tutta la trafila giovanile fino a 18 anni. Da 18 anni al 21 è rimasto a Watford, dove ha debuttato all'età di 19 anni, dove anche ha segnato, è stato il migliore in campo per la partita. Ha giocato nell'Accademia del Watford e ora l'hanno preso all'Accrington Stalling, una squadra della Serie C inglese, dove quest'anno ha fatto un bellissimo campionato con 41 presenze, 2 gol, uno contro il Middlesbrough, una squadra di Serie B, nella Coppa d'Inghilterra. E ha fatto un bel campionato, poi a gennaio gli hanno rinnovato il contratto per altri 2 anni e noi abbiamo preferito prendere un anno con l'option per il prossimo e quest'anno comincerà di nuovo la preparazione il 7 luglio per il prossimo campionato, sperando che sarà un campionato ancora di un buon livello, sperando di andare in categorie più alte, magari di arrivare in Serie B, e poi non ci sa mai, non vorrei anche sbilanciare, quando andiamo, mai dire mai. Lui ce l'ha messa tutta, si dedica tanto negli allenamenti, anche dopo le partite, dopo l'allenamento, va spesso in palestra, si impegna al massimo e cercare di arrivare e dare sempre il massimo delle sue qualità, delle sue possibilità. Papà Calogero non nega le ambizioni di padre. Il sogno del genitore, come credo tutti i genitori, è il sogno di vedere, il sogno anche di suo figlio di realizzare, di giocare più alto possibile. Serie B, Serie A, più alto possibile, non so se mi spiego. Però bisogna anche sapersi accontentare e anche questo voglio dirlo ai papà di Mussomeli. La prima cosa viene il ragazzo. Il ragazzo deve giocare, si deve divertire, deve essere contento. Poi, indipendentemente dalla categoria che gioca, la prima cosa viene il ragazzo. Su questo servizio, registrato qualche giorno prima della partita tra Italia e Inghilterra, incombe l'attualità. Piero, davvero italiano, ha già fatto la sua scelta.
ti farà per gli azzurri? Ti farò per l'Italia, perché ovviamente i miei origini sono italiane, però per quella partita l'Italia, dopo spero che passi l'Italia primo e l'Inghilterra secondo. Ovviamente sono cresciuto a Londra, ci vuole anche un po' di rispetto. Tra i tale scout che hanno creduto in lui, Piero ricorda il grande campione Gianfranco Zola. Zola l'ho conosciuto per poco tempo, però già si capisce che è una persona gentilissima e ha tempo per tutti. Io solo, ho fatto solo 6 settimane con lui, però quando sono andato alla mia nuova squadra ho fatto il mio primo gol e lui mi ha mandato un sms per l'auguri. È veramente un gentiluomo. Rispettoso e riconoscente del paese in cui è cresciuto, ma innamorato perso della città d'origine, quella Mussomeli a cui è legato da un cordone ombelicale che non è mai stato reciso e dove ancora vivono i suoi amici d'infanzia, con cui lui continua a mantenere rapporti e che non ha mai dimenticato. Il rapporto con Mussomeli, Piero da bambino l'abbiamo portato sempre qui a Mussomeli quando potevamo. Ogni anno, tutte le vacanze della scuola era qui a Mussomeli. Ho avuto la fortuna di crescere anche a Mussomeli, come vedete. Ogni anno lui ha cercato sempre di venire fino a una certa età perché ritrova i vecchi amici, come questa sera si sta divertendo. Era tanto tempo che non veniva per 2 settimane e quest'anno si sta divertendo tanto con i suoi amici d'infanzia, diciamo, di quello che ha passato qui. È venuto sia d'estate ma anche per la Settimana Santa, a volte quando da bambino abbiamo vestito anche da fratello, che lui è Sant'Enrico. Un amore viscerale per la sua terra, tanto da spingerlo ad una promessa: finire la sua carriera proprio nel paese d'origine. Quindi il sogno è giocare a Milan, sì. Però magari finire la carriera a 40 anni, a 50 anni qua a Mussomeli. Certe volte ce lo penso, specialmente che Mussomeli va forte adesso, chi lo sa.